Allora, full point, dopo 23 anni di esperienza, da 23 anni che ha messo a punto questo prodotto che si chiama Biodispositivo. E ora io non voglio fare pubblicità al prodotto solamente per evitare che poi nelle domande finali siano tutte quante rivolte, ma allora voi cosa fate? Parlerò 2 minuti, se poi avete domande vi pregherei di farle solo sugli argomenti teorici trattati poi. Il Biodispositivo, che poi qui abbiamo un campioncino, è un... diciamo, innanzitutto è un brevetto a livello industriale della Full Point e in termini molto volgari è un copri materasso. Che cosa fa? Di sicuro la cosa che noi non dobbiamo fare in questi casi, e lo dico anche alle persone che poi usciranno di qui senza appunto volersi interessare o quant'altro, non possiamo schermarci. Schermare è la cosa più dannosa che si può fare. È meglio vivere con le radiazioni. Perché? Da un lato perché è impossibile schermare tutto, quindi già lì. Dall'altro lato, se io mi isolo da queste energie, chiamiamole negative, tra virgolette, mi isolo anche dalle energie positive, il campo magnetico, che dicevo prima. Ci sono stati fatti degli esperimenti, ne ha parlato molto anche Montagnier, premio Nobel, 3-4 mesi fa in TV, dell'importanza di andare a vivere in un campo magnetico neutro, stabile, non schermato da queste radiazioni. Le energie ci servono, e arrivano radiazioni dall'universo che sono naturali e ci servono. Schermare, è stato dimostrato, si va peggio, si va a privare le cellule di quelle energie che gli servono per vivere. Il biodispositivo va ad agire direttamente a livello della cellula, perché va a restituire alla cellula la capacità di andare a cedere l'energia accumulata, servendosi in secondo luogo proprio di quelle radiazioni che ci sono nell'ambiente in cui viene messo. Quindi il nostro obiettivo non è dire andiamo a schermare la casa, andiamo a schermare il letto. Noi non siamo fatti di cemento, di ferro, no? Dobbiamo prendere l'energia e restituirla. Durante il giorno ho un accumulo, bene, quando arrivo nel letto, durante la notte elimino questo accumulo. E questo è molto interessante perché si può anche verificare dal punto di vista scientifico con dei macchinari che anche qui a Milano hanno molti medici, di biorisonanza. Sono dei macchinari che leggono le varie frequenze dei vari organi e a seconda della frequenza più o meno genetica o patologica che può avere, riescono a capire che cosa è dovuto il problema a quell'organo. Ogni cosa ha una sua frequenza. Il virus ha una frequenza, un batterio ha una frequenza, il wifi ha una frequenza, la rete di Hartmann ha una frequenza. Grazie a questi macchinari sono in grado di capire che cosa può essere dovuto in particolare ai patologie. Il 99% della popolazione di Milano, penso anche il 100%, è inquinata dal wifi. C'è ovunque, anche in metro adesso ha messo il wifi. Questo accumulo, ripeto, questa frequenza va ad accumularsi nell'organo in cui la persona è più predisposta. Mettendo il dispositivo, rifacendo il test, si vede come questo accumulo sparisce. Quindi è molto interessante questo. La sua, diciamo, funzione è principalmente questa, l'assimilazione comunque di queste radiazioni che non vengono eliminate o scaricate, ma vengono semplicemente trasformate per nutrire poi il corpo. Questo è uno scienziato invece del nostro tempo che diceva che quello che ci consente di nutrirci favorevolmente di energie che ci sono nel pianeta o di subirne gli effetti nocivi è la nostra primaria funzione di antenna. Noi dobbiamo riuscire a mettere tutto il nostro corpo in uno stato di completa risonanza con tutti gli organi. Se ogni organo vibra la stessa risonanza e la stessa frequenza, riescono in maniera automatica a mettere a posto tante piccole cose. Noi cerchiamo di andare ad agire proprio su questo. Grazie appunto al centro botanico, chi è interessato, noi diamo la possibilità di lasciare questo buono, quest'oggi, con la quale voi tutti potete usufruire di un rilevamento completamente gratuito per la vostra camera da letto. Il nostro scopo è appunto quello di andare a sensibilizzare le persone, di far capire loro che molte cose che vengono dette in TV o che vengono dette anche nei giornali non sono vere e tante cose che in realtà vengono dette nei piccoli circoli come può essere questo, okay, hanno molta più importanza perché ci sono degli studi alle spalle anche di associazioni contro i ripetitori, contro i telefoni cellulari, contro anche solamente i pali dell'alta tensione che stanno portando avanti delle lotte molto forti anche a livello mondiale. Ci sono, poi concludo,
nelle persone che sono molto sensibili a queste radiazioni, magari voi lo siete, magari c'è qualcuno che conoscete che non può stare al cellulare, non può usare un computer. Allora c'è un sito internet che è www.elettrosensibili.it, che è un'associazione che cerca di aiutare queste persone, perché ci sono persone che dal giorno all'altro non possono più lavorare perché stare al computer gli fa male. Siccome in Italia l'elettrosensibilità non è riconosciuta come malattia, vengono licenziati, non possono dire niente. Questa associazione dà una mano a tutte queste persone anche nell'affrontare poi le spese mediche che devono affrontare. Come dicevo, adesso possiamo dare spazio a una decina di minuti di domande, poi prima dell'intervento di Vantangoli. Chi vuole può venire qui, possiamo lasciare il buono. L'unica cosa che chiediamo è un recapito telefonico, perché poi siamo noi a chiamarvi quando facciamo la zona, perché noi siamo qui di Milano, però ci muoviamo appunto a zona. Questo rilevamento è fondamentale per non incorrere in quello che noi poi chiamiamo il male fai da te. Perché una volta che una persona conosce queste cose, conosce le radiazioni e non vuole cercare almeno di sapere com'è, tutto quello che potrà poi succedere a causa di queste radiazioni è un auto farsi del male. E qui ho finito. Grazie.